caro Sergio, invece vorrei raccontare con te di questa bellissima esperienza che si è tenuta lo scorso fine settimana. Parliamo di Vivi Città, una gara podistica appunto organizzata, promossa da WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, giunta quest'anno alla sua 37esima edizione, che torna tra l'altro dopo 2 anni di pausa a causa della pandemia. Ma raccontaci questa esperienza invece che tu hai fatto insieme ad altri tuoi colleghi nella città di Soceava, che si trova, se non sbaglio, al confine con l'Ucraina. Sì, raccontaci com'è andata. Sì, sta esattamente a 40 chilometri dal confine di Siret con l'Ucraina, e diciamo che Vivi Città ha sempre avuto la connotazione di portatrice di messaggi di pace, di solidarietà, di accoglienza, anche per i diritti e per l'ambiente. In questo caso ovviamente aveva un sottotitolo preciso, la corsa per la pace, visto comunque il conflitto che è in corso di svolgimento. E quindi io, insieme ad un'altra delegazione, sempre della WISP, siamo andati a Suceava proprio per portare questa manifestazione in un luogo così comunque cruciale. Abbiamo fatto un duplice viaggio, lo definirei così, perché sì, abbiamo portato lo sport per tutti, che comunque un'altra volta ha dimostrato quanto può superare qualsiasi tipo di barriera, qualsiasi tipo di contrasto, ma allo stesso tempo abbiamo fatto anche un viaggio di analisi, e proprio per vedere quello che stava succedendo nei numerosi centri di accoglienza in Romania. La Romania è il secondo paese dietro la Polonia per accoglienza, e abbiamo trovato una città, come diceva Diana prima, molto accogliente. Il paese ha aperto veramente molti centri sportivi per accogliere rifugiati ucraini, ma anche tantissime altre strutture. Noi siamo stati in una palestra a Dumbraveni, che è una cittadina che sta a 25 chilometri dal confine, e dove abbiamo potuto vedere che il sindaco ha aperto proprio il palazzetto dello sport per accogliere i rifugiati ucraini, che sono di due tipologie, perché ci sono quelli di origine rumena che si integrano meglio rispetto, insomma, invece proprio ai rifugiati ucraini, che in questo momento dormono là, usufruiscono dei bagni, e quindi ci sono tutte delle sistemazioni molto precarie. Vediamo dei letti sparsi proprio sul campo. E poi però siamo anche stati presso un'altra associazione, Fight for Freedom, che era un centro di accoglienza che organizzava dei percorsi di riabilitazione per i ex detenuti, che si è trasformato in un centro di accoglienza. Abbiamo notato come a partecipare, ad essere volontari, sono tantissimi studenti del liceo rumeni, che durante il weekend vengono a dare un loro supporto in queste iniziative. Ma abbiamo anche visto come tanti altri piccoli centri hanno aperto, e abbiamo visitato il planetario dell'università, che ha aperto un piccolo mercatino in cui ogni rifugiato ucraino può prendere 10 oggetti totalmente gratuiti, e sono beni di prima necessità. Si trovano peluche per bambini, addirittura poi cibo in scatola, vestiario, addirittura c'è un piccolo guardaroba dove poter provare, insomma, questi vestiti. Quindi da una parte noi abbiamo visto questo tipo di accoglienza, e facendo veramente diversi giri per i centri di accoglienza, e abbiamo notato come poi ho percepito le stesse sensazioni e emozioni che mi ha dato Diana con il suo racconto di poco fa, nei volti, negli sguardi delle tante persone che abbiamo incontrato. E poi dall'altra parte c'è stata l'organizzazione di Vivi Città. Noi ci siamo appoggiati a un'associazione che si chiama Sport for All Suceava, che collabora con la WISP da diversi anni a livello internazionale, e siamo riusciti a organizzare questa manifestazione unendo sia studenti rumeni di un liceo rumeno, sia però diverse bambini, perché ovviamente si parla di donne, di madri con i propri figli. Purtroppo gli uomini sono costretti a rimanere, certo, là a combattere, e ci siamo resi conto, soprattutto in questa iniziativa, di quanto poi basta un quaderno, una penna, una palla, dei giochi tradizionali, ecco, reinventati, possano poi abbattere qualsiasi tipo di barriere, ecco, un po' lo sport per tutti, che può veramente, secondo me, portare
portare speranza. Ecco, io questo è quello che ho notato e si vede molto dai bambini, perché i rifugiati ucraini ovviamente sono molto diffidenti, sono timorosi, eppure però ecco, i bambini dopo qualche attimo basta fargli vedere un quaderno, una penna, iniziare a giocare con loro ed ecco che qualsiasi tipo di barriera viene distrutta. Ecco. Sergio, grazie per questa bellissima testimonianza.